Ehi, ciao a tutti, io sono Cinzia. E io sono Giorgia. Buon Natale! Sul sul. Allora ragazzi, mettiamo le cuffie. E intanto non ci sento più. Guardate le mie cuffie nuove. Io so quelle sue. Comunque, vedete una persona qui accanto a me. Chi sei? Io sono Giorgia e sono sua nipote. E mia nipote! Finalmente è arrivata da Milano ed è venuta qui a festeggiare con noi il Natale. E quindi oggi è domenica, è Natale e vogliamo giocare a The Sims. Cosa facciamo? Oggi facciamo un bel cenone di Natale. Un bel cenone di Natale? Con Lucia e Gabriel. E chi altro? E anche i suoi parenti. Ah, abbiamo fatto i parenti. Che fai, amore? Vieni qua. Oh, guardate qui, chi c'è? Guarda là. Guarda là, chi c'è? La piccola Chiaretta. Vuoi salutare? Dillo buon Natale. Buon Natale. Allora, andiamo all'appartamento. Allora, che succede? Ah, c'è stato l'incendio la scorsa volta. No, è Natale, non è stato lavorare. Come? A Natale non si deve lavorare. Ah, ecco, certo. Sì. Allora, lei è libera. Lui? Mentre lui al lavoro. Ok, va bene, la domenica sono tutti liberi. Giusto, giusto. Giorno 25. È domenica. Ed è domenica. Vediamo se ci sono i suoi parenti tra gli amici. Esatto. Unità familiare. Solo Gabriel. Si inizia bene, non conosce neanche i genitori. Allora, lei si è svegliata. Deve fare la doccia perché proprio sta puzzando, quindi cara mia, vai a fare la doccia. Poi andiamo a trovare la sorella, perché la sorella di Lucia abita vicino a lei. Poi deve fare la pish pish. La pish pish. Visita l'appartamento. Lucia, forza, andiamo a visitare l'appartamento. Chiara ha la treccia di Elsa. Guardate. Bussa alla porta. È qua tua sorella. Ciao sorella. Presentazione amichevole. Va bene, sono sorelle. Ma come? Se sono sorelle. Sono sorelle e sono gemelle. Eccoli qua. Quindi sorella gemella, cognato e nipote. Vedi, si abbracciano. A casa non è niente male. Sì sì, carina. Ok. Cocò. Dentro il pubblico. Non capisco perché non si conoscono, ma vabbè. Se vai a vedere nell'albero. Ah, vediamo. Genealogia. Spunta. C'è. Guarda, c'è il nonno Giacomo Rossi, Sara Fontana madre, Roberto Fontana padre, qua. Elisa Fontana sorella e Lucia Fontana. E se clicchi qui, qui spunta un'altra cosa. Cioè, in pratica è tutta l'unità familiare, dal nonno alla nipote. Quindi in pratica la nipotina ha un bisnonno. Comunque, creiamo un gruppo, poi andiamo a trovare i nonni e i bisnonni della nipotina. Oppure madre, padre. E i genitori, vabbè. Ecco, andiamo. Eccoli qua, andiamo a trovare i nonni. Entra pure. Ciao! Guardate il nonno che gioca al computer. A Block Oblique. Perché non si conoscono? È una cosa bruttissima. Ciao mamma, guardate che carina la mamma. Creati tutti noi, comunque. Sì. Ma sì. Che fa il nonno? Guardatelo! Eh sì, perché era pigro. Ma io farei vedere più con il dettaglio loro. Con il trucco testing. Forse è quello. Ads. True? True. Ok. Clicchiamo shift e clicchiamo sulla mamma o su qualcuno. Andiamo su modifica. Il cus. In cas. Cus, 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 cus. Cus, cus. Questa è la mamma. Guardate che carina. Possiamo vedere anche la festa. Ha quel sapone, sì. Guardate che scollatura di Tom. Chi è? Roberto Fontana. Tu mentre mangi. Questo è il suo outfit quotidiano. E mentre quello da festa è questo. Cioè quello di Natale. Merry Christmas. Eccolo qui, il mio preferito. Guardatelo. Il nonno. Ecco, con gli acciacchi. Ed è Giacomo Rossi. Giacomino. Il suo outfit da festa è questo. Ta-da. Che carino. Che carino. Che carino. Vi faccio vedere anche la sorella. Ok, questa è Elisa Fontana, la sorella gemella che ancora non conosce. Che non conosce. Come anche il nonno, i genitori. Boh, vabbè. La nipotina. Questi sono i suoi abiti quotidiani. E adesso vediamo quelli da festa, cioè di Natale. Guardate che carino. Le scelgo io
questo. E anche questo. Giorgia ha scelto il fiocchetto. E anche la magliettina. E la magliettina. Noemi Coppola. Quella siciliana. Questo è quotidiano. È festivo. È questo. Con gli omini di pan di zenzero. No, ha cambiato colore. Erano azzurri. Vero. Così. Era così. Ecco Jacopo. Da festa. Festa. Sono questi qua. Fagli vedere di dietro. Sì, questo è dietro. Casa dolce casa. Per il tratto residente. Dov'è? Oh. Ah, ok. Hai seduto. Che schifo. Pulisci. Ripulisci tutto. Ripulisci noi. Va bene, questo video sarà un po'... un po' strano. Strano, sì. Sono le 23, sono le... È fra poco Natale! 3, 2, è Natale! È Natale! Neanche il tempo! Quindi la vigilia è passata ed è Natale! No, era il Natale! Comunque faremo il cenone... Sono fra io! Poco, non è vero, fra poco, ancora ce ne vuole! Eh no, adesso la faccio andare a dormire così almeno... Sono io, tata! Sei tu! Ci svegliamo circa le 10:30. Facciamo. Si considera che è un cenone di pranzo a Natale, il 25 si fa quello di pranzo. E dopo si mangia fino alle 5. E ringraziamo tutti. Guardate. No, si è svegliato lui. Fai fare un pasto veloce. Sì. Facciamo latte e cereali. Perfetto. Non lo strappare. No, no, no. No! C'è la mia nipotina Monella. Scusate. Questo è un regalo. Direi che faccio svegliare anche a Lucia. E la faccio mangiare anche a lei, che ha fame. Vi lascio un attimo con Giorgia. Allora. Allora. La cuffia di sedia. Le orecchie. Gioca aspetti incredibili. Pulisci tutto. Lei deve andare in bagno invece. E guardi un po' di TV. Oppure lavati i denti. È bello. Sì, dai, lavati. La cuffia è bello. Denti. Non è uno squish. Cos'è? Qua è lo squishy. Ma che ti fai? Sta lì. No, continua Giorgia. Io sono Chiara. Ma neanche ti vedi che sei nanetta. Ciao, io Chiara, grazie. Oggi è Natale, dobbiamo allora, fare cenone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ok, andiamo adesso nel ristorante che abbiamo scaricato. Che si trova a New Crest. Ok, siamo a New Crest e wow. C'è il Christmas Brunch, cioè il ristorante dove si svolgerà la nostra festa di Natale. L'abbiamo scaricata dalla galleria ed è davvero molto carino. L'abbiamo anche un po' modificato. Sì. Tipo c'era un... una camera da letto in un ristorante. L'abbiamo cambiato. Mai. Poi vedrete. C'è una bimba che vola. C'è una bimba che vola. C'è una bimba che vola. La bimba che vola. È al contrario. Questo è il ristorante, molto carino. Sembra come se ci fosse la neve. Vero. L'ingresso molto carino con due pupazzi di neve. Sì, pupazzi di neve. Oh, qui sotto, cosa c'è di sotto? Qui c'è l'albero con i regali. Andiamo sopra e qui noi abbiamo creato questo spazio con la discoteca e il karaoke perché voglio fare un po' di festa, un po' di festa. Andiamo da Lucia e le facciamo prenotare il tavolo. Chiedi, chiedi un tavolo. Un tavolo. Siamo un bel po'. Potremmo avere quello più grande, per favore? Ah, ci dà quello grande, guarda. Si era accorto che eravamo tanti. Come facevamo a metterci in un... Guarda, stiamo salendo tutti. Yeah! Accendiamo il camino, assolutamente. Ecco il tavolo, buon appetito, grazie. Dov'è la nostra Lucia? Ha acceso il camino, è Gabriel. Gabriel è rimasto lì. Ordina per il tavolo. Stanno guardando tutto il menù. Ah, si sono seduti tutti. No, manca quasi qualcuno. Tutti. Allora, succo con ghiaccio lo diamo alla sorella di Lucia. Sì, di Lucia e alla Quindi mamma. Quindi Elisa e alla mamma. E fai ok. Il Simpolitan. Alle donne. Ah no, c'è solo lei. Allora dallo lui a Gabriel. Grappo? Bah, prova a darglielo. Sperando che non succeda niente. Infatti. Buio e tempestoso per il papà. Infatti. E polca e arancia per cognato. Il cognato. Perfetto. E per la bambina acqua.
Dopo gli antipasti. No, facciamo il primo perché sennò... A me sembrava carino questa cosa. Lo so, però o prendi solo l'antipasto o prendi il... Se no allora... dovremmo fare più ordinazioni. Appunto, questo non è adatto ai vegetariani. Questi tre possiamo scegliere. Allora, quello che ti piaceva. Allora, due. Facciamo i salumi e li diamo agli uomini. I salumi. E Gabriel, te lo sei dimenticato. Vabbè, ma Gabriel è speciale, gli diamo questo. Petali d'amore. Ok. Ok. E dopo manca. E lo possiamo dare anche a lei, petali d'amore. Ok. La scelta dello chef. Perfetto. Manca solo la bambina, dov'è? Ah, in bagno è andata. Piedi della carriera, Così siamo tutti un po' insieme. Come? Stanno tutti un po' insieme. Scusa, ma questa maglietta? No! Guarda, è nuda! No, che peccato, era davvero carina. Ecco, arriva anche lei. E siamo tutti insieme. Eccoci qua, tutto il tavolo. Mi piace la nipotina vicino al nonno. Ma quanto parlano? Che cosa? Ma stanno parlando di fichi fichi le sorelle. Ecco quanto ordinato, andiamo a mangiare. Yeah, che bello! Però è bella come cosa. Alle 17.39 il pranzo. Sicuramente andranno a dormire alle 2 del mattino. Quasi sicuramente anche di più. Guarda, guarda il piatto del nonno. Fa le scintille. Prendiamo una torta dopo. Ok. Ok, e questa è la portata principale. Canta in duetto. Country. Eccole. Che scarse! Cioè no, il nonno con lo smartphone, no! Cioè, sta giocando a Clash Royale, guardate! Vero! Sta giocando a Clash Royale! Balla insieme, andiamo a ballare! Il cappello è stranissimo! Il cappello è stranissimo! Che è una maschera. Che è una maschera. Forse un casco. Un casco, quello che è. Gabriel balla, Lucia balla. Ma perché tutti là? Sì, si balla. Nonno ha sonno. Povero nonno. Cioè, il nonno che balla è bellissimo. Comunque ragazzi, sono le 2 di notte, io direi di prendere la torta perché in pratica il pasto non arriva. Io direi che si sono divertiti, un po' di karaoke, hanno ballato, hanno cenato. Però direi bu al mangiare, non ci hanno portato al secondo, il primo anzi, la portata principale. Prendi la torta, a strati. Sì, torta a strati. Prendi un pezzo insieme. Prendiamo la torta! Tutti! Dov'è il nonno? Dove vanno a mangiare la torta? Lucia tutti e qua, Gio. Sì, che bello. Va bene ragazzi, niente, li lasciamo così e adesso li mandiamo a casa. Basta, direi che questo video è durato anche abbastanza. Ci sarà un po' di confusione tra mia nipote e altri, ecco, invasori. Chi è? E niente, spero che il video vi sia piaciuto, la festa è andata bene, il nonno se l'è mollata prima del previsto, però... Se il video vi è piaciuto lasciate like, ricordatevi di ricommentare e di iscrivervi al canale della di mia zia. Sono io. Se avete delle challenge da proporci, scrivetele nei commenti. Quindi mi raccomando, se volete, scrivete giù nei commenti, anche se le volete inventare voi, non lo so, fate voi, e noi siamo qui insieme e dobbiamo avete fare... Avete libera la scelta. Sì, sì, mi raccomando. Io vi saluto, Giorgia vi saluta. Ciao! Vi mandiamo tanti baci e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, pollice in su, iscrivetevi e buon Natale! Buon Natale!